Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati, qui accanto all'orto, per raccontarvi quello che accadeva con i pellegrini che giungevano qui a San Giovanni Rotondo e avevano modo di incrociare Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, voi spesso vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica a cui inviare la vostra testimonianza. Ecco, raccontateci la vostra storia. Stanno arrivando tantissime storie, a volte non abbiamo l'opportunità e il tempo di poter rispondere, ma stanno arrivando. Noi le racconteremo tutte perché sono tutte storie interessanti e ricche di emozioni da condividere con voi. Quello che vi stiamo raccontando è accaduto effettivamente ad una signora, ce lo racconta Don Pasquale Cataneo nei suoi fioretti di Padre Pio. Siamo nel 1946. Questa signora, che abitava a Bottegone, siamo in provincia di Pistoia, cominciò ad avere disturbi fisici dei quali non si riusciva a venire a capo, quindi dolori improvvisi alle ginocchia, gambe, in altre parti del corpo, gonfiori del ventre. E questo avveniva sempre di preferenza, racconta Don Pasquale, quando la signora si metteva a pregare oppure andava in chiesa. Si rivolse a vari dottori, questi le prescrissero alcune medicine, ma purtroppo, malgrado queste, i dolori non passavano. Un giorno parlò con il suo parroco di tutto questo stato di cose, dei suoi disturbi. E allora, dopo averle dato una benedizione, di cui aveva bisogno questa donna, le disse: "Perché non vai a San Giovanni Rotondo? C'è un frate, Padre Pio da Pietrelcina, lui avrà modo anche di ascoltarti." Così fece, trovato subito il momento opportuno, la signora scese qui a San Giovanni Rotondo, fece un bel viaggio da Pistoia per confessarsi con Padre Pio e quindi anche l'occasione giusta di parlare con Padre Pio di questi suoi acciacchi, disturbi fisici. Quando venne il suo turno, ecco, attenzione, ci troviamo in un punto del convento particolare, siamo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ecco, si dispose accanto al confessionale di Padre Pio, ma nel momento in cui Padre Pio stava andando verso il confessionale, quindi davanti a tutti, improvvisamente il corpo di questa signora si cominciò a gonfiare e cominciò ad urlare in chiesa. Qui, racconta Don Pasquale, Padre Pio aveva capito tutto. C'era la presenza del demonio nella vita di questa povera signora, che subito andò verso Padre Pio. Padre Pio le si accostò e qui Don Pasquale scrive che Padre Pio effettivamente le diede una pedata, forse perché gli stava proprio andando addosso. E Padre Pio esclamò: "Vattene, Satana!" La signora a quel punto cadde, ma non per via della pedata, ma perché lui la scostò verso di lui. E la signora, dopo un attimo, che aveva ascoltato le parole di Padre Pio, cadde rovinosamente a terra. La fecero accomodare in un banco della chiesa. Poi, racconta Don Pasquale, riavutasi, si sentì completamente libera dal diavolo. E mentre due carabinieri la scortavano tra la folla, perché comunque aveva inveito contro Padre Pio le diede la benedizione e le ordinò: vado sul virgolettato, vai a ringraziare la Santa Madre Celeste che ti ha guarita.